Per te, imprenditore, nel labirinto della burocrazia amministrativa, raccogliere la documentazione ufficiale della tua impresa può essere non solo complesso, ma anche oneroso in termini di costi diretti e indiretti. Per superare tutto questo nasce impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore. È un servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia, realizzato da Infocamere. Allora, oggi presentiamo il libro di Filomena Lamberti. Filomena, questo libro si chiama Un'altra vita, il coraggio di testimoniare. Filomena ha avuto un excursus molto particolare in senso negativo perché è stata sfregiata con l'acido, lei invece ha la vita rovinata. Quindi oggi una riflessione a 360 gradi con gli studenti, con i dirigenti scolastici, per pensare a come prevenire i fenomeni della violenza e soprattutto a pensare al furto d'identità, una figura di reato che noi ancora non abbiamo, ma che secondo noi dovrebbe essere introdotta, perché non sono lesioni, lo sfregio con l'acido colpisce proprio l'identità della persona al proprio interno, è qualcosa di più grave e noi siamo qua per denunciarlo. Come docente universitario, anche come avvocato, come operatore del diritto, credo che le scuole siano molto importanti. I ragazzi in particolare in questa fase hanno bisogno di sapere, di capire cosa la legge impone loro, il rispetto delle persone innanzitutto e soprattutto il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati e sanciti nella nostra Costituzione. Oggi ci troviamo qui a parlare di un argomento molto delicato, un argomento di altissima rilevanza nazionale. Non è la prima volta che ho l'opportunità di parlare agli studenti grazie alla dirigente Vairo, abbiamo fatto tantissime iniziative e ne faremo ancora, molto importanti, perché la crescita degli studenti e rispetto verso l'ordinato vivere civile si costruisce a scuola e in famiglia.